Ciao a tutti e bentornati sul canale del Darione con questo nuovo incredibile, esilarante, no, esilarante no, no, esilarante no, no, insomma, straordinario video cui vi racconterò un super trick che ho scoperto in questi giorni e che, insomma, giustamente voglio condividere con voi. Iniziamo. Quello che avete appena visto è il calendario della FC Champions League 2023-2024. C'è stato un grande cambiamento deciso da parte della Confederazione Asiatica, che è stato appunto quello di rendere simmetrico il calendario della Champions League continentale con quello della Champions League europea. Da un punto di vista ambientale, che cosa comporti questa scelta lo vedremo in corso d'opera, ma a noi di Sorare interessa per quale motivo? Perché finalmente potremo giocare anche con i calciatori asiatici durante le midweek in cui giocano le competizioni europee. Una roba assolutamente non da poco e a cui prestare tantissima attenzione. Ma iniziamo, vediamo prima di tutto la zona ovest, quella che ci interessa perché insomma c'è la Saudi Pro League, e poi andremo a vedere la zona est. Ma andiamo con calma, ecco a voi la zona ovest. Nella zona ovest, come potete vedere nella tabella in sovraimpressione, abbiamo principalmente due squadre che ci interessano, che sono l'Al-Ittihad, campione della Saudi Pro League, e l'Al-Hilal, la squadra più titolata di tutto il continente asiatico, con le sue quattro vittorie di Champions League. A queste dobbiamo anche aggiungere l'Al-Fayyah, la squadra vincitrice della King Cup, e nel turno preliminare, ovviamente, la squadra di Cristiano Ronaldo e Brozovic, l'Al Nasr, che probabilmente dovrebbe facilmente passare il turno. Queste squadre si scontreranno con squadre iraniane, con squadre qatarioti, con squadre uzbeke, con squadre giordane, con una squadra forse dell'UAE, con squadre turkmene, con squadre indiane, con squadre irachene. Capite bene che non è così facile come sembra, però se in uno dei gironi ci dovesse essere, che ne so, la Lal Anev, squadra turkmena, o il Mumbai City, squadra indiana, ma anche lo stesso Istiklal, squadra tagica, questo potrebbe non essere così complesso per i calciatori delle squadre di cui abbiamo parlato. Questo è l'elenco, tra l'altro, per andare nel dettaglio. Per andare nel dettaglio, questo è l'elenco dei calciatori importanti che andranno a giocare la AFC Champions League nella zona ovest. Come vedete, c'è ancora Ospina, ma perché ancora Ospina dovrebbe rimanere lì perché ha un altro anno di contratto. Quindi si può riuscire a fare un intero stack nella zona ovest della AFC Champions League. Ma andiamo adesso a vedere la zona est. La zona est ovviamente è quella che è più, diciamo così, interessante perché tutti i calciatori sono ovviamente coperti, sia per quanto riguarda la K-League, sia per quanto riguarda la J-League. Ecco qua, vedete l'elenco delle squadre di K1 e J1, K-League e J-League di massima divisione, che giocheranno all'interno dei raggruppamenti, perché hanno l'accesso diretto, queste squadre che vedete in sovraimpressione, diretto alla fase a gruppi. Sono, per quanto riguarda la K-League, l'Ulsan Hyundai, il Jeonbuk Hyundai Motors e i Pohang Steelers. Mentre per quanto riguarda la J1 abbiamo gli Yokohama Marinos, vincitori del campionato nella passata stagione, il Vent Forest Kofu, squadra di J2 della seconda divisione giapponese che ha vinto la Coppa dell'Imperatore, e il Kawasaki Frontale, arrivato secondo. Abbiamo poi ovviamente un'altra squadra per ognuna delle nazioni, che ne portano 4 in Champions, che passa dal turno preliminare. Per quanto riguarda la Corea abbiamo l'Incheon United, che è arrivato quarto, e gli Urawa Red Diamonds, che hanno scalzato il Sanfrecce, che è arrivato terzo in campionato, ma avendo vinto la Champions nel 2022, gli Urawa vanno direttamente loro ai turno preliminare.
come vedete dall'elenco delle altre squadre che parteciperanno alla zona est della Champions League, le squadre coreane e giapponesi hanno, diciamo la verità, hanno la possibilità di trovare dei raggruppamenti decisamente molto facili, e questo fa sì che uno possa pensare di farsi degli stack di queste squadre che ho appena nominato. Verranno le squadre cinesi, ad esempio, che non si presenteranno come i bambini l'anno scorso, ma non creano più quel timore che avevano quando il Guangzhou Evergrande dominava il continente in lungo e largo. Ci sono poi le squadre thailandesi che possono creare qualche grattacapo, poi c'è Kichi che viene appunto da Hong Kong, Hanoi dal Vietnam, il Kai Aloilo dalle Filippine, il JDT dalla Malesia, questa è una squadra a cui prestare attenzione, il Melbourne City, squadra australiana, e l'Ion City Sailors da Singapore. In più a queste bisogna aggiungere quelle che potrebbero arrivare direttamente dai turni preliminari. Questo è anche un momento interessante per andarsi a comporre degli stack o di singole squadre o di singoli reparti mescolati fra di loro, quindi uno potrebbe prendere la difesa di una squadra, l'attacco di un'altra, oppure prendere direttamente 5 giocatori diversi. Queste sono scelte che ovviamente stanno tutte a voi, ma andiamo a vedere nel dettaglio in questa seconda e ultima parte del video quali sono i miei consigli di acquisto. Usiamo per farci aiutare nel vedere quanto possono costare degli stack delle squadre che vanno in FC Champions League 2023-2024 da Solare Base. Inizierei con lo stack frontale, quindi inseriamo Kami Fukumoto ovviamente, Yamane come difensore, Wakizaka come centrocampista, la punta mettiamo Marcinho che tanto ritornerà, e poi io darei fiducia onestamente a Noborizzato. Capitano ovviamente Wakizaka, ma non ci interessa in questo caso vedere il risultato, quello che ci interessa a noi è guardare esattamente qual è il prezzo in questo momento, 5 luglio 2023, in cui io sto registrando questo video in raro. I miei video trattano principalmente di raro. Dovete andare sempre poi a confrontare i prezzi con quelli di Solare Data, un pochino oscillano, però indicativamente staremo fra gli 0,47 e gli 0,49, una cifra onestamente molto molto buona, perché probabilmente tra l'altro in questo momento ci permetterebbe anche di poter schierare in tante altre competizioni che non siano soltanto appunto quelle legate a Asia. Questo perché quando sto registrando il video ancora i campionati europei non sono partiti, e quindi se uno decidesse di comprare adesso lo stack frontale potrebbe farlo per utilizzarlo anche in Ostara, ad esempio. Andiamo invece a vedere lo stack Marinos. Ecco Ikimori in difesa, ci prendiamo Edoardo che al momento è il più sicuro di tutti. C'è un po' un problema a centrocampo il Marinos, però prendiamo Kida che è il capitano, quello che di solito è il più certo della titolarità, e poi Anderson Lopez e Elber, o altrimenti via Matteo, però riprenderei Elber, e mettiamo Edoardo. Andiamoci a vedere benissimo il prezzo, in questo caso come vedete è quasi il doppio praticamente di quello che ci costa il frontale. Naturalmente siamo di fronte ad una squadra che sta di nuovo dominando la J1, che probabilmente è indirizzata a vincere la J1 2023, quindi fa un tranquillissimo back to back e probabilmente farà molto bene anche in Champions League. Quindi questo è lo stack. Quello che si può fare è andare di difesa magari frontale, quindi risparmiare i soldi di Kimori Edoardo per andare su Yamane e Kami Fukumoto, prendersi Wakizaka probabilmente al posto di Kida, e prendersi Anderson Lopez che comunque costa quello che costa, e prendersi qui uno delle alternative che vi avevo proposto del frontale al posto di Elber. Ricordiamoci che Elber, che adesso vediamo qua su Solare Data, su cui sono andato, è il più forte attaccante per quanto riguarda gli AA in questo momento in J1. Andiamo a vedere rapidamente anche la squadra che potreste fare con gli Urawa. Nishikawa dovrebbe giocare lui, qui c'è un po' un dubbio, potrebbe essere Suzuki il titolare in Champions, ma al momento diamo Nishikawa. Scholz ovviamente, a centrocampo metterei Ito, davanti c'è un po' di difficoltà perché in questo momento è Kanté
quello che gioca, quindi quando, se uscirà la carta di Kanté vi consiglio di prendere Kanté. Poi probabilmente prenderei qua Iwao oppure Oibraten, ma insomma questa è la formazione degli Urawa, che vi viene a costare 0,7, quindi leggermente meno, comunque uno 0,18 meno dei Marinos, ma decisamente di più del frontale. Rimango convinto che lo stack del frontale sia veramente strepitoso. Quindi questo è il, diciamo così, la situazione in Giappone. Io di nuovo mi ripeto, consiglio di probabilmente mescolare gli stack, vedendo anche magari quanto costano. Se uno ha 0,5, io probabilmente andrei dritto senza paura sullo stack del frontale. Probabilmente si potrebbe spendere uno 0,6 e qualcosa, 0,6 e 30, aggiungendoci Anderson Lopez al posto di Marcinho, oppure si prende Marcinho e si levano Borizzato, così ci sono Marcinho e Anderson Lopez, e farei comunque uno studio per cercare di capire, in base a qual è il vostro budget, qual è la strada migliore da fare. Però onestamente, soprattutto il Marinos sono una macchina da guerra quest'anno, e quindi sono sicuramente da prendere in grande considerazione anche per la Champions. Venite con me, andiamo a vedere qual è la situazione delle squadre di K-League. Quindi iniziamo con Luzan, iniziamo partendo da Join Wu in porta. In difesa ci prendiamo Kim Jung-won, a centrocampo direi di prenderci tranquillamente Vako Kasasvili, davanti ci prendiamo Jomin Kyu, e qui c'è una scelta complessa, perché o andiamo sui decisive e quindi potremmo prenderci o Esaka, oppure prenderci Ludvinson, oppure andiamo su una scelta più conservativa prendendo Park Hyun-woo, oppure su una via di mezzo, secondo me, che non è completamente sbagliata, che è quella di prendere Seo Hyun-woo, il terzino che quest'anno gioca da terzino destro, che fa degli A veramente niente male. Qui mettiamo Vako come capitano, ma al solito questo non ci interessa. Allora, anche questa costa più di quanto non costi il frontale. Il gran parte del prezzo è ovviamente Joyeon Fu, che è uno dei migliori portieri Asia dell'intero gioco, ma vedete benissimo che i prezzi degli altri sono relativamente bassi, quindi con un altro portiere di quelli che abbiamo visto, che potrebbe essere anche Nishikawa o lo stesso Kami Fukumoto, si possono fare dei belli incastri con i calciatori dell'Ulsan. Andiamo a vedere adesso il Jeonbuk. Iniziamo ovviamente da Kim Jong-un, portiere ottimo, veramente strepitoso. Qui ci può essere un dubbio, però, in difesa, però io andrei sulla carta difensore di Park Jin-seop. So che magari può essere complicata da trovare, ma è sicuramente la migliore. Andrei su Park Seong-go, che è il miglior centrocampista che hanno. Qui sorge un dubbio, perché Cho Kwe-sung, nel momento in cui sto registrando, è in trattativa con BG Tilland e con un altro club europeo, quindi potrebbe non rimanere. O Lee Jun-ho, che qui non mi segnala legible perché ancora il software di Sorare Base non riconosce il suo ritorno a casa base, è un giovane molto forte. E altrimenti o Gustavo, che però può darsi se ne vada anche lui, o altrimenti Rafael Silva, che rimane l'ultimo attaccante che c'è. Per quanto riguarda l'estero, metterei giù una mano. Questa mi sembra un'ottima squadra, ovviamente manca un attaccante fortissimo, e costa comunque tantissimo, perché ci sono Pagenzao, perché è uno dei migliori difensori dell'intero gioco, e ovviamente Kim Jong-un, essendo under 23 estivo, portiere, costa veramente tantissimo. Andiamo adesso a vedere la terza squadra coreana, che sono i Pohang Steelers. In porta ovviamente Won In-jae, come difensore ci possiamo prendere Grant, che sta letteralmente volando. Io a centrocampo andrei su Oberdan, però potremmo prendere anche Kim Jong-woo, che sarà rientrato sicuramente quando iniziano i gironi di Champions a settembre, davanti Zeka e ovviamente Ko Hyun-jun, l'altro midfield fortissimo del Pohang Steelers. Questa è una squadra secondo me molto molto interessante, in questo momento la più economica del lotto, più economico anche del frontale, e ha un paio di giocatori secondo me assolutamente sottopagati, come sono per esempio Oberdan
e Goyun Jung, che è infortunato, ma lo stesso Zaka comunque costa soltanto 0,49. Ecco, secondo me uno stack come questo può non essere una brutta idea. Manca la quarta squadra coreana, eccola qua, Lincher United. Iniziamo da Kim Dong-hyun, che dovrebbe essere ormai il titolare fino alla fine dell'anno, però ricordiamoci che c'è sempre un po' la possibilità che Lee Tae-hui gli prenda il posto. In difesa andiamo con Delbridge, a centrocampo andiamo con Shin Jin-ho per il momento, e davanti io andrei con Hernandez. Quinto nome da fare per Lincheon: o andiamo su Cheon Song-woon oppure potremmo andare su Lee Myung-jo, l'altro centrocampista titolare dell'Incheon. Io andrei così e vediamo un po' che succede. Questa, penso, ecco qua, infatti, è la squadra che costa decisamente meno in assoluto. È anche quella che deve intanto superare il turno preliminare e, insomma, può avere problemi di performance. Però in questo momento, se uno ha 0-3, può farsi una squadra che può essere inserita anche in K240 e che, insomma, potrebbe poi regalare sorprese comunque nelle midweek a seconda delle combinazioni che si tirano fuori. Rieccoci qua, abbiamo finito questa carrellata. È vero, manca una squadra in Giappone. La squadra è il Ventforet Kofu, come ho raccontato all'inizio, e quindi non possiamo andarcela a vedere perché gioca in G2. Spero che questo video vi sia piaciuto e che da neofiti di Sorare magari vi mancano delle cose. Appunto per questo vi ricordo di andare a vedere la sequenza dei video che ho cominciato a registrare. Il primo spiega esattamente come introduzione che cos'è Sorare, mentre per quelli già esperti spero che vi sia servito per cominciare a pensare a fare una bella squadra per l'FC Champions League. Se vi dovete iscrivere su Sorare, ricordatevi che potete farlo usando il mio referral. Dopo 5 carte acquistate in asta potrete ottenere una limited e io potrei fare la stessa cosa. Ovviamente non c'è nessun obbligo, soltanto se vi è piaciuto quello che vi ho raccontato e vi interessa giocare a Sorare. Per il resto, tutti i giorni mi trovate live sulla piattaforma Viola a partire dalle 15:30. Qui sotto ci sono anche tutti i miei riferimenti social. Ciao!